cos'è un boomerang, no? È un oggetto che si lancia e che dopo un po'... Secondo spettacolo, ovviamente. Secondo spettacolo. Questo è con anche con la mia regia, con Giorgio Borghetti e Leonore Cone, Ettore Bassi. Volevamo riproporre la stessa compagnia fortunata dell'anno scorso. Abbiamo fatto qui L'amore migliora la vita, e purtroppo purtroppo per degli inconvenienti sorti nell'ultimo periodo non ci sarà Gaia De Laurentiis. Stiamo chiudendo con un'altra attrice che comunicheremo al più presto. Boomerang, dicevo, è questo oggetto che si lancia e che dopo un po' di tempo ritorna indietro. Avete visto un sacco di cartoni animati, no? Dove a un certo punto c'è un personaggio che lancia il boomerang e poi deve scappare, perché dopo un po' di rischia di essere preso lui da questo oggetto di ritorno. Ecco, questa è la storia di una famiglia che il cui capostipite ha lanciato un boomerang anni e anni fa e sta tornando e sta colpendo tutti i componenti della famiglia. È una storia anche questa su, in qualche modo, la crisi che sta colpendo il nostro paese e le imprese, cioè in qualche modo questi due testi hanno qualcosa in comune, anche se si parla di sentimenti, d'amore, di famiglia, soprattutto in questo, c'è qualcosa che li accomuna, è il periodo che stiamo vivendo, c'è una qualità, diciamo, che viene esaminata con ironia e spero con anche profondità. Una casa di campagna, e il padre, diciamo il capostipite di questa famiglia, muore improvvisamente, e in questa casa di campagna ritornano i figli, la nuora, e c'è la nuova moglie di quest'uomo che è morto, e emergono cose del passato che vengono cristallizzate da una nevicata. Loro dovrebbero riportare in città il vecchio papà morto, ma sono bloccati lì con la salma a dover fare i conti con se stessi e con il passato. Escono cose molto divertenti e anche molto dure. Grazie.